serve anche appunto una fruizione di ragazzi che possono capire che cos'è il cinema nel senso più largo. Ci sono molte idee che stanno emergendo, ma appunto la nostra difficoltà è quella di sintetizzarle. In questo senso, ad esempio, volevo un po' rassicurarti su alcuni contenuti che diceva, come dicevano i colleghi, non sono stati illustrati. Tutto il materiale non fiction su Fellini, che è gigantesco, tutti i backstage, tutte le interviste, Fellini è stato che durante ogni film era circondato da giornalisti, da operatori, c'è una messe di questi materiali tra l'Istituto Luce, Raiteke e altre cineteche che noi vogliamo utilizzare e che abbiamo bene in testa. E lì c'è un racconto di prima persona. Con Fellini, gran parte come affabulatore, come inventore di fondi, e in questo ci racconta molti degli aspetti che avete sollevato. Un altro luogo in cui il contenuto forse non è stato così usato, nelle Mocchiole cittadine, e qui mi riferisco anche alle giuste sollecitazioni di Francesca, è il rapporto, un racconto lineare su famiglia di Federico Fellini, i luoghi dove è nato, dove ha fatto il liceo, i luoghi reali della sua esistenza e i luoghi immaginati dei suoi film, mai girati a Rimini, costituiscono dei percorsi fondamentali, direi molto didattici, che hanno a che fare con qualcosa che non voglio definire filologico, ma che attiene ad una narrazione storica, appunto, molto.